Ciao a tutti, Tensione Superficiale, il film che esce dal 18 febbraio sulle piattaforme streaming, film di Giovanni Aloy. È un film che, coerentemente anche con i tempi che viviamo, anche dal punto di vista editoriale, racconta di un cambiamento, di un'emancipazione femminile. La donna è questa madre di trentenne circa che lavora in questo paesino innevato, di montagna, molto, molto provinciale. Con un figlio a suo carico, l'ex compagno praticamente assente, un padrone, insomma un imprenditore che l'assume, che ha questo hotel in cui lavora, burbero, rude, irrispettoso, insomma tutte le peggiori caratteristiche, mi viene a dire anche un po' troppo stereotipate, che di solito sono associati a un certo tipo di padrone, ok? E insomma, a un certo punto, grazie all'incontro con un altro personaggio, con un'altra donna, si troverà a voler provare quantomeno a cambiare la situazione della propria vita, specialmente quantomeno da un punto di vista economico. E quindi niente, inizierà a prostituirsi andando ogni weekend varcando il confine, andando in Austria. E da qui ovviamente il personaggio avrà dei cambiamenti, per certi versi anche un'evoluzione, da una prima parte dove sembra quasi un ologramma, con questa fotografia quasi slavata, sbiadita, i colori poco saturi, questi costumi, questi maglioni, tutt'altro che sexy. E tutt'altro che questo modo di vestire, tutt'altro che consapevole e direi anche poco femminile, circondata in un ambiente con questi muri, questi bagni arrugginiti, questo ferro che le sta intorno, tutto molto pesante e assolutamente in contrasto con la sua condizione esistenziale e sentirsi quasi allo stesso tempo un ologramma nella prima parte del film, un ologramma al servizio degli uomini, da una parte. Il marito, l'ex compagno che si fa sentire a suo piacimento, saltuariamente, soltanto per bisogni fisici, dall'altra parte questo imprenditore. Dicevo, il film ha questo pregio di essere raccontato con quasi sottovoce, senza mai davvero eccedere, peccato quindi per la scrittura. Sì, perché dal punto di vista della sceneggiatura il cosiddetto villain, insomma, se vogliamo, questo imprenditore è veramente, oltre ad essere troppo stereotipato, è estremamente piatto. È, come dire, una figura imprenditoriale molto già trattata, già raccontata dal cinema e dal cinema d'autore. A questo punto io mi aspetterei qualcosa di un po' più complesso, di un po' meno, se vogliamo, manicheo. E poi allo stesso tempo i personaggi, in particolare quello dell'imprenditore e dell'ex compagno, sembrano, come dire, avere certe caratteristiche, caratterizzazioni, non tanto per, come dire, una naturale vita dei personaggi, perché, come dire, perché i personaggi vivono di vita propria, perché sono ben costruiti, ma al contrario, costruiti all'estremo opposto rispetto alla protagonista. Più per, come dire, favorire il cambiamento del personaggio che non per la naturale evoluzione. In particolare, i cambiamenti dei personaggi, specialmente dell'imprenditore, nell'ultima parte del film, sono abbastanza forzati e artificiosi. Si sente proprio, secondo me, lì la volontà arbitraria appunto dell'autore e non, ripeto, la naturale evoluzione del personaggio per come è raccontato. Insomma, questi personaggi sono forse in particolare l'imprenditore scritto maluccio, con errore appunto abbastanza grossolano anche di scrivere il villain in un certo modo, ma ripeto, ci sarà come il film, ripeto, al pregio di non giudicare quantomeno il mestiere della prostituta, ma si limita insomma a cercare più che altro di riflettere e a scatenare domande. Dal punto di vista della sceneggiatura e della scrittura, questo regista sicuramente avrà modo di migliorare con i prossimi film. Una cosa interessante, tra l'altro, visivamente, le luci calde, la fotografia più calda, viene riservata quasi esclusivamente
all'ambiente della chiesa chiusa. Scelta interessante. Va bene, fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie a tutti, ciao e alla prossima.